Gli enigmi e i misteri sono quei tipi di cose che le persone hanno sempre cercato di dargli una spiegazione. Investigazioni, ipotesi o teorie creano però alle volte ancora più dubbi di quelli che già ne avevano. E invece di arrivare a una tranquillizzante e soddisfacente risposta, la conclusione può anche finire per essere ancora più inquietante. Fatti strani che per decenni scientifici e studiosi del paranormale e incluso religiosi hanno cercato di dare delle risposte. Risposte che arrivano a essere più in là della conoscenza umana. Alcuni lo fanno per mitigare il senso di paura, per avere l'euforia della scoperta o semplicemente per essere al centro dell'attenzione. Ma esistono. Esistono persone che, invece di condividere queste informazioni, sia per la paura che li provoca, e nonostante il guadagno lucrativo di cui ne potrebbero favorire, preferiscono portarselo nella tomba. Quest'ultimo come risultato dell'orrore che li porta a ricordare. I motivi possono variare. Alcuni di loro sono stati minacciati da qualche organizzazione segreta, o perché la propria persona che ne è testimone non riesce a concepire che sia stato tutto vero. Questo dovuto all'incredibile naturalezza del fatto. E nonostante l'avessero vissuto in carne e ossa con i loro cinque sensi e al 100% della loro capacità sensoriale e mentale. E anche se questa è la miglior convinzione, esistono però le eccezioni, ed è proprio quello che sto per raccontarti. Visto che chi è stato testimone di questo inesplicabile e inverosimile fatto, pensò di averselo portato nella tomba, senza sapere che per casualità o chissà destino fatidico, un'altra persona ne è venuta a conoscenza. E quella persona lo raccontò a me. Io però non riesco più a tenermi tutto dentro. Ho il bisogno disperato di dirlo a qualcuno. Altrimenti credo che impazzirò. Chiamami pure egoista, ma non voglio portare questo fardello da solo. Voglio che qualcun altro sappia la verità. E ora, senza chiederti il permesso, a patto che tu rimanga a ascoltare quello che ti sto per dire, sarai involontariamente testimone di questa orribile storia. Tutto cominciò qualche anno fa, esattamente il 13 marzo 2013. Mi stavo preparando per andare al lavoro e mentre facevo colazione e leggevo delle email, in quel momento una notizia catturò la mia attenzione. Come potrai già immaginare, il posto che cambiò la vita di molte persone, dove successe uno dei più misteriosi e inesplicabili fatti di cronaca, il caso di Elisa Lam. Le prime notizie furono diffuse come un delitto enigmatico che non lasciava tracce. I dettagli furono modificati, a tal punto che poteva e doveva passare come l'atto bizzarro di qualche psicopatico e come era da aspettarselo in uno dei tanti casi risolti, oltre al fatto di come lo raccontarono, sminuendo e deformando le notizie,
senza avvicinarsi neanche di un millimetro a quello che era realmente successo. Non mi ero mai sentito così affascinato come con questa storia. Qualcosa nella mia testa non accettava che un fatto di questa magnitudine rimanesse nel dimenticatoio o nel dubbio, come un bambino ossessionato per l'arrivo di Babbo Natale. Nello stesso modo ero ossessionato da questa storia. Decisi di investigare per conto mio attraverso la rete e qualche conoscenza del posto. Alla fine tutto fu invano. Le informazioni erano irrilevanti o portavano alla stessa conclusione che ormai sapevo. Sono stato un ingenuo e non mi sono minimamente preoccupato delle conseguenze. Decisi di indagare in terreni proibiti e di fatto illegali. Fu così che finì nella Deep Web. La mia ricerca mi portò in un sito, uno di quei forum dove le persone si riuniscono per parlare dello stesso tema, ma in questo caso per condividere informazioni segrete o dati pericolosi sul mondo, tra questi esperimenti sugli esseri umani e gli UFO. Nella sessione dubbi e condivisione dei segreti lasciai un messaggio in attesa di una risposta. Passarono i mesi senza ricevere nessuna risposta credibile. Solo paranoici delle cospirazioni o gente ignorante che investigava speculava sul caso, dando spiegazioni senza una minima prova sul satanismo e magia nera. Ma tra quei messaggi uno mi colpì profondamente. Sul messaggio c'era scritto: forse non mi crederai, ma io so cosa è successo realmente in quell'hotel, visto che l'incaricato della manutenzione, chi per primo fece il ritrovamento, è stato mio paziente nell'ospedale psichiatrico in cui lavorai per qualche tempo. Non fu facile, ma alla fine sono riuscito a farmi raccontare tutta la storia. Se vuoi sapere la verità, ti lascio il mio numero di Skype, in modo di contattarci fuori da questo sito. La mia prima sensazione fu di sorpresa, ma subito dopo arrivò anche la paura, già che la frase ospedale psichiatrico mi aveva fatto pensare al peggio. Davvero fu così terribile il ritrovamento del corpo da farlo finire in un ospedale psichiatrico? Aprì di immediato Skype e aggiunsi il numero tra i miei contatti, il quale si trovava già in linea. Gli mandai un messaggio spiegandole chi ero e cosa stavo cercando. La sua risposta non tardò a arrivare. Aspetta che controllo che nessun altro stia ascoltando e che la linea sia pulita. La mia identità deve rimanere nascosta. Non cercare di rintracciarmi. Questo numero l'ho fatto solo per questa conversazione e sarai l'unica persona con cui userò. Ero spaventato, rimasi in silenzio e quello che per lui furono 5 minuti per me furono ore. Era lui. Mi stava chiamando. Rispose senza pensarci due volte. Mi salutò con una voce strana e ovviamente deformata da qualche programma che proteggeva ancora di più la sua identità. Alzai il volume delle cuffie al massimo e rimasi immobile a sentire il suo racconto. Racconto che rimarrà impresso nella mia mente per sempre. E ora anche nella tua. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.